Ciao a tutti, bacione alla mia della Sonica, sì, come ogni lunedì, play with me. Intravedete già le patatine di questa settimana che andremo ad aprire, che sono San Carlo Junior, patatine senza glutine, adesso non mi ricordo se l'ho trovate, l'ho presa alla Conada o all'Ipercop, non mi ricordo, però vabbè, o un euro o meno di un euro, le trovo sempre più o meno a quel prezzo. E niente, in ogni confezione un personaggio 2D. E poi c'è scritto, vabbè, Leolandia incontra Ladybug e Chat Noir a Leolandia, se vi interessa. E niente, tutte le figure qui che si possono trovare in 2D sono qua sotto, cioè qua sotto segnate. E andiamo ad aprirle dopo. Facciamo anche i saluti dopo. Adesso andiamo a fare la decorazione d'agenda, che questa settimana è a tema creativa cartopazza, insomma, ecco. Aspettate che vado a appoggiare un attimo l'agenda. Mia, grazie. Allora, i paper tape, i washi tape, sono questi che avevo preso tempo fa da Stationery Pal. Aspettate che andiamo ad aprire, vi faccio vedere. Quello grosso con il libro disegnato, il caffè, è un po' così. Perché, insomma, le creative, perlomeno cartopazze, così hanno il loro angolino in una casa, tante come me, per dire, e perciò questo mi dava un po' da pensare, da angolino di casa dove una si mette, fa tutte le sue creazioni, scrapbook, tutte quelle cose, le agende, Midori, vintage, ecco. Allora mi è venuto in mente, ho detto, metto questo. E poi, vabbè, ho fatto questo con i giorni, sono tutti in questo set qui di paper tape, washi tape, ho fatto un po' un misto così, e voilà, così. La penna marrone, così, perché mi sa tanto di libro, copertina di libro, di agenda, come le mie Midori che sono marrone, di quella finta pelle marrone, ecco, allora scriviamo marrone. E questa qua è la settimana che va dal 16 al 23, mi pare, boh, adesso man mano vediamo. Allora, 17 lunedì, e sono in ferie, questa settimana sono in ferie, e no, non andiamo al mare, perché so che già che giorno, che qualcuno mi domanderà, andate al mare? No. 18 martedì, oh, importante riposare. 19, si spera sempre, mercoledì, 20 giovedì, che bello scrivere ferie, che bello scrivere ferie. Poi 21 venerdì. E come siamo già inoltrati in luglio, ragazzi, mamma mia se passa il tempo. 22 sabato, sì. No, ho scritto lavoro, vero? Qualcuno di voi si sarà già accorto, l'abitudine, oh mamma, ho scritto lavoro. Devo scriverlo. Ferie, no, scherziamo, ok. E la domenica qua il mio sperato meritato relax lo mettiamo, perché giustamente era comunque la mia domenica libera. Perciò non scriviamo ferie, perché non è di ferie. Ecco, andiamo a prendere le letterinze su questo blocchetto qua che ho preso da Action. Andiamo a prendere le letterocce. Le letterine, ne avevo viste. Eccole qua. La mia bella pinzetta. Allora, R, la E, la L, sono veramente carine, mi piace, aspettate che avvicino un pochino, poi A e la X. Relax, sperato, è stato relax. Eccoci qua. Allora, adesso andiamo a prendere i nostri sticker, che anche questi li ho presi da Action, e hanno tutti un pochino appunto il tema lì di scrapbook, agende, planner, vedete che c'è note, c'è le graffettine, c'è anche la tazza del caffè, ci sta. E, evidenziatori, vedete che poi c'è il planner e poi c'è anche di qua c'è, vabbè, i fogli del quaderno, libri,
c'è un po' di tutto, dai, carino, 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 mi piace, mi piace, mi piace. E niente, questa cos'è, una gomma, un'altra, ah, niente, andiamo ad aprirli e andiamo ad attaccarli, vediamo un po'. Ah, c'è anche la scritta planner, belli, belli, mi piacciono, mi piacciono. To do, io direi sulla domenica di mettere un bel planner qua, e voilà, questo che bello grosso, così, che è anche bellissimo, attaccato con quelle belle graffettine. Poi l'astuccio, non deve mai mancare l'astuccio, lo mettiamo qua. Poi qua ci sono pennarelli o evidenziatori, penso che siano, li mettiamo qui. Poi 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 anche la tazza del caffè, la tazza del caffè, anzi la tazza del caffè, vediamo se non si rompe, la mettiamo qua sulla domenica, così. Poi vediamo di qua, la magnetta, allora, mettiamo un po' di graffettina, anche a questi mi piacevano. I libri, così. Poi anche questo, altro piccolo planner, lo mettiamo così. Poi vediamo, beh, ci sta anche una bibita, dai, anche fa caldo adesso. Adesso attacchiamo un po' le graffettine, una gommina, aspettate, facciamo così, una graffettina, ah, ce ne sono ancora qua, tacchete, i tacchete, però qui mi manca qualcosa, vediamo. No, qua ci starebbe bene anche questo, no, questo libro, così, così. Poi qua ci mettiamo un'altra graffettina, qua in mezzo ci metterei questa, io penso che più completa di così, dai, che sta bene, bella, mi piace, mi piace, mi piace. Questo qua dovrebbe essere un segnalibro, qualcosa, io direi che così ci sta, ci sta, ci sta. Aspettate che sposto gli sticker e adesso andiamo ad inserirla nell'agenda. Così ce la faccio, eh. Ok, e voilà, eccola qua la nostra decorazione per le creative cartopazzose. Così, allora, video agenda più saluti, sempre di lunedì, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto, così non vi perdete i video degli altri giorni anche. Allora, video agenda più saluti, sempre di lunedì, infatti adesso farò i saluti, se non vi ho salutato, non offendetevi, riscrivetevelo, vi saluto la prossima volta. Allora, Mary 96, ciao, Emily, ciao, Anita, sua figlia Miriam, ciao, Elisa Santoro, ciao, Elisa Mesaroli, ciao, Gavino, ciao, Stefano Nuero, ciao, Sara E, ciao, Sissi Crietta, ciao, Giada Boschetti, ciao, Daniela, ciao, Rosa, ciao, Veronica Di Tolve, ciao, Giulia Meteori, ciao, Francesca Duca, ciao, Antonia D'Achille, ciao. Adesso chiudiamo la nostra decoration tutta cartopasciosa, creativa. Andiamo a aprire le patatine, tacchete, tacchete, eccole qua, solite della San Carlo. Adesso andiamo a vedere un attimino. E la patatina troppo grossa è questa, ormai è diritto che io le assaggio. Allora andiamo a togliere, scusate, il primo personaggio, vediamo se magari c'è un altro dentro, anche no. E io direi adesso tolgo tutte e due e poi li giro insieme e facciamo la sorpresa per vedere che non ci siano, perché sapete, ormai chi mi conosce
sa che trovo sempre i doppi, anche se porto solo due pacchetti trovo sempre i doppi. Ci sono talmente tanti personaggi qua, vedete quanti sono, e io ho coraggio di trovarne due doppi, perché mi è già successo tante volte. Anche qua mi mangio buonissime due patatine, e eccole qua le sorpresine, le abbiamo tolte. Adesso con la forbice, anche se forse c'è l'apertura facilitata, no, vabbè, andiamo ad aprire il primo. È sotto il personaggino, l'ho già sentito, però li giriamo tutti e due così vediamo cosa abbiamo trovato. E tatata, oh, meno male non sono uguali. Ah, sono avanti e dietro, allora stanno in piedi, spero. Sì, stanno in piedi. Aspettate che butto via questi che non servono a niente, tutto cartone. E abbiamo trovato appunto Ladybug e la sua amica, non so come si chiama, che ditemelo voi nei commenti. E sono fatte così, di plastichetta dura. E sono, dai, carine. Sì, non sono proprio colorate benissimissimissimo, però c'è il davanti e il dietro. Ah no, lei? Oh, certo. Vestita normale, vestita quando ha i suoi poteri lì. Scusatemi se sbaglio a parlare, ma lo vedevo tanto tempo fa questo cartone con mia figlia che era piccola. E c'è bello che so che appunto si chiama Ladybug. E niente, lei vestita così e poi... Ah, diventa anche lei una supereroe qua, così non lo sapevo. Ma pensa te, era tanto che non lo vedo per quello. Comunque dai, carino. Carini, dai. E vabbè, se ne possono trovare appunto... Ah, sono le versioni qua, vedete che si gira, fa capire che c'è avanti e dietro. Nella versione normale, nella versione da supereroe. 1, 2, 3, 4, 5. C'è anche Chat Noir, si dice giusto lui. E vabbè, dai, carini. Bellini, dai. Almeno sapete che potete trovare questi personaggini che sono carini. Niente, io vi mando un bacio enorme, vi do appuntamento col Collezionisti Mia lunedì prossimo con gli altri video in settimana. Buona settimana a tutti. Ciao ciao dalla Nika.